Robin, scusa, ma come faccio per persuadere i miei clienti a capire che c'è bisogno di investire un po' nella comunicazione? Uè Robin, questi clienti che abbiamo proprio non lo vogliono capire, che ci stanno da spendere dei soldi per fare queste cose. Non è che sbocciano così perché loro si pensano che basta che fanno 2, 3, 4 cose e viene fuori. Mi spiego, Robin. I nostri clienti non vogliono mica capire sta cosa, perché non è difficile, non gli sei spiegato, ma i nostri clienti non lo capiscono. Non lo capiscono! Come posso far sì che lo capiscono? Io partirei dal fatto che forse non è il nostro ruolo quello di persuaderli, quello di convincerli. Anzi, in generale, quando qualcuno cerca di persuadermi o di convincermi di qualcosa, a meno che io stia cercando di fare un atto doloso, illegale, criminoso contro la mia salute e quella degli altri, lo avverto non in maniera positiva, nel senso, ma perché non ti fai gli affari tuoi? Io gli direi in slang romanaccio, no? Se mi metto nei panni di chi, dal tuo punto di vista, avrebbe bisogno di riflettere, mettersi in discussione, eccetera, se tu gli vai a dire qualcosa, è ovvio aspettarsi che non reagisca bene, che gli entri da un orecchio e gli esca dall'altro, che non dia alcun peso ai suggerimenti che gli dai e che quindi si rimanga con un pugno di mosche. Ma perché andare a persuadere gli altri? Stanno già lì belli tranquilli, sguazzano, pensando che le cose vanno in un certo modo e tu vai lì e gli scassi le cose. Non le prendono bene, te ti fai rodere il sederino perché dici, ecco, vedi, non capiscono, eccetera, e la situazione non migliora. Mentre se io li lascio lì tranquilli, belli lì dove stanno, loro sono felici. Io non mi sono stressato per niente. Tu dici, ma se sono dei miei clienti, uè Robin, quelli dopo no. Se non investono, non ottengono risultati, era quello, per quello io glielo volevo far capire. Ho capito. Ma se loro non sono pronti, la cosa migliore che puoi fare per fargli venire il solletico, un po' di peperoncino al culo, è di fargli vedere, di condividere con loro delle storielle vere, possibilmente, di tuoi clienti che invece avevano le orecchie aperte, che invece facevano domande, che invece erano curiosi di sapere come fare per migliorare le cose, che hanno investito, tu gli hai fatto fare passi 1, 2, 3 e hanno ottenuto dei bei risultati. Se tu condividi con loro queste storie, senza dirgli, sai, ti dovresti fare così e cosà, però siccome non lo capisci ti faccio vedere questa storia. No, gli fai vedere queste storie. Ho un cliente con il quale le cose stanno andando alla grandissima, mi piacerebbe che andassero così anche con te. Guarda che abbiamo fatto insieme. Zazà, gli fai vedere sto mini video, gli fai leggere l'articolo, gli dai il tuo mini report con i dati. Così poi, ehi, ciao, ci siamo sentiti, ciao. Poi passa una settimana, 2, 1 mese, gli mandi un altro, gli fai vedere un altro video dove un tuo cliente, ascoltato i tuoi consigli, si vede in questo video, in questo report, in questo articolo, in questa animazione, in questo grafico, i passi esatti che avete fatto, qual era il problema, quali erano i passi che avete deciso di fare e qual è stata la soluzione, i risultati che avete ottenuto, così che se il tuo cliente ha una situazione simile può identificarsi, giusto? Tu condividi con loro ciò che di positivo hai creato, hai fatto. Non andare a rompergli le palle, dirgli dovresti fare così, sarebbe meglio di fare cosà. Raccontagli storie, ma in senso positivo, non raccontagli storie nel senso raccontagli balle. Racconta le storie nel senso condividi percorsi di successo che hai già fatto con altri e vedrai che si incominceranno a incuriosire da soli, io penso.